Io avevo 5 anni, insomma, cominciavo a poter toccare qualche cosa, ma il grosso mi veniva proibito. Quando mio padre ha allestito questi presepi, si faceva aiutare dai ragazzi che lavoravano con lui nell'officina. E io avevo una forte invidia nei confronti di questi ragazzi 14enni che potevano aiutare, toccare. E quell'invidia proprio me la ricordo. Poi da grande questa invidia si è trasformata in una molla per poter, mi ha spinto a costruire. Quanti anni ha questo presepe? 66 anni se consideriamo il primo presepe che ha fatto mio padre. E qua ci sono i movimenti di quel presepe semovente. Mio padre, bravo meccanico di Cinisi, ha cominciato il presepe semovente negli anni 50. Precisamente ci ha lavorato il 54-55 e a Natale 55 ha realizzato il primo presepe semovente. Tra le altre cose c'è l'opera dei pupi che mio padre mi racconta che c'era qualcuno qui a Cinisi che costruiva, raccontava le storie dei paladini. E poi tutte figure che sono scomparse. Diciamo la Sicilia che scompare, perché molti usi e abitudini, il tipo delle costruzioni sono caratteristiche della Sicilia. I personaggi sono fatti, io faccio i manichini in legno, scolpisco le testoline, sono di terracotta, le scolpisco io, e le mani, le scarpe sono in legno e le intaglio io e mia sorella li veste. Ogni anno aggiungo qualche cosa di nuovo, a volte proprio sostituisco una casa con una più nuova e poi lavoro molto ad arricchire nei particolari, nelle scene di vita quotidiane, personaggi nuovi. Ormai le strade sono piene piene di tanti personaggi. E qua il locale mi ha consentito di realizzare questo che tutto sommato sono 65 metri quadri. A me piacerebbe un locale più grande, minimo 100 metri quadri, lo riempirei tutto.